Buongiorno, ecco oggi che mi trovo con Beatrice, la contessa, e oggi faremo una puntata speciale a Campo dei Fiori. Faremo sputare un po' di rospi, così la gente sputa rospo, canta poi e gli passa tutto. Perfetto. Perfetto? Perfetto. Ma questa piazza Campo dei Fiori, no? Prima sì. C'erano degli orti, c'erano i fiori, apposta si chiama così, dal 400. Allora, poi ho cominciato a fare bancarelle, ma c'è di tutto adesso, una delle piazze più... Solo la mattina, il pomeriggio. Anche la sera c'è la movida, però, vero? Certo, certo. Ma ci sei mai venuta tu alla movida? No, mia figlia sì, naturalmente. Andiamo a scovare dei personaggi straordinari di questo campo. O no? Sì. Allora, ed ecco il signor Massimo, che è il proprietario qui. Questo bar, come si chiama? Giordi. Giordi, da quanti anni c'è? Da una vita. Da secoli. Da quando era piccolo a portare i calzini. Ho detto un rospo da sputare. Lei che mi ha detto? Ma un rospo da sputare è l'attuale amministrazione. Un po' restia ad accogliere bene i turisti. Ecco, voi invece lo fate con tutto proprio l'amore possibile. Noi viviamo grazie a loro. Invece loro fanno tutto per osteggiare il turismo a Roma. Sì. Ecco, per cui insomma, voglio dire, bisogna lavorare tutti. Però, in tutti i modi possibili. Però lei ha detto che comunque adesso non ha rospite da sputare perché va in vacanza. No, sono ottimista. Sì. Ma tu praticamente vieni a fare la spesa. Caffettino? No, se vuole un'intervistina io faccio. A me? Faccio. Dai, dimmi che sputa vuoi. Il rospo. Io? Una cosa che ci sta qua. Che mi sta qua, mi sta antipatica. Che non sopporti? Quello non lo sopporto. Chi è? Quello. Che c'ha? Che c'ha? Che non mi fa fumare la sigaretta qua. Mannaggia, ma siamo all'aperto. Brava, digli un po' qualcosa. Come ti allora. Chiami tu? Piacere Andrea. Questo è un mercato proprio. Già pieno di vita di mattina, Oh, la tua amichetta questa è dove tu fai la spesa? No, io c'ho vergogna. Ma c'è vergogna, no. Ce l'ha un rospo da sputare? Qualcosa, un rospo? Che rospo da... Non un elefante, Lui si è messo a ridere perché hai capito che vuol dire rospo? No, non riesco a essere spontanea. Ma la mattina, quando mi alzo? La mattina ti gira? E quello può essere... E allora ti arrabbi con tutti? Sì, specialmente se mio marito si sveglia. Ecco fatto, cioè, e che se deve svegliare? No, se deve svegliare. Per forza mi devo svegliare, devo venire qua. Ah, lui se non si sveglia tu ti arrabbi? Se si sveglia mi arrabbio, perché mi farò di più. Ah, ho capito, perché sennò vuoi che dorma allora? Vuoi che dorme? Romana perché, romana? No, perché è del nord lei. Del nord, però come ha imparato bene subito. Origini bresciane pure. Come ha imparato bene i parolacci, Dopo che parla così. Lei come si chiama, signora? Rita Ruggeri. Rita, ce l'ha un rospo da sputare, qualcosa che gli sta qua? Sono i miei ragazzi. Me ne dica uno. Io? No, io non ho rospi. Ah no, allora perché ha fatto? I buffi. Ah, i buffi? E quelli ce l'abbiamo tutti però i buffi. Lei invece ce l'ha un rospo? Lui, lo dico io. Ha voglia rospi. Ha un rospo proprio grosso, sì. Che come? Si fanno cadere tutti i capelli. Beh, ma dai, non ci credo, no, vi piace scherzare a giocare a voi, un rospo da sputare? No, ce n'ho tanti, ma ne dico. E perché? Uno? Non posso dirlo. Uno a mezzo? Le dica che vengo io e rompo sempre. No, i clienti rompono, no? No, la contessa zero. Com'è? È stupenda. Chiedo sconto o no? No, mai. Mai, lo vedi? Niente. Che niente. Puro. Ma come si chiama sto panificio? Ruggeri. Ruggeri da una vita. Ho detto 1919 è per quello che ti ha portato qui. Per quello che sono i miei. Insomma, voi gli dite davanti alla contessa, non dite dopo una rompiscatole quando va via, no? Loro mai lo sanno che sono. Mai, niente. Ho una debolezza. Anzi, gli dica un po'. Che? Siamo anche due risate, un po' di. Ah, contessa che la vedi tutta che parla bene invece qui. A tarallucci e vino va, Allora oggi abbiamo portato la signora contessa qui a fare interviste. Sputi un rospo, signora. Lì c'ha un broccolo, invece del broccolo un rospo. Non è capace a fare il rospo. Qualcosa che gli sta qui che vuole buttare fuori. E sapessi, ma... non posso buttare fuori. Perché? È grosso? Perché non si può? Non si può. Vabbè, un mezzo rospo allora? Boh, non mi viene in mente niente. Niente, non si arrabbia mai con suo marito, con i suoi figli, Mio figlio non mi è andato a piare il vaccino. Mannaggia. È andato dal dottore e non ha preso il vaccino. E allora lei? E mi ha fatto rodere. Perché qui si dice, vedi, così proprio. Ma perché naturale. Proprio lei vuole se fa i vaccini perché ha paura, eccetera? No. Il vaccino anti-influenzale. Io l'ho fatta io. Manda a comprare.
in farmacia, spendi. Si è dimenticato? Si è dimenticato. Ecco, come si chiama suo figlio? Emanuele. Emanuele, mamma da tene buona, gliele fa far vaccino. È tanto carino, per carità. Però quel giorno forse stai rinnamorato. Collegamento con la signora Pirrimo che ci sputa un rospo. Mi avete detto oggi di parlarvi dei politici, no? E allora, che... Chi è? Lo risentirete sempre fino a quando capirete chi è. Ma abbiamo capito, siete dei cialtroni, i politici dalla poltrona non se ne vogliono andare. Ma mi faccio il piacere. Io sinceramente non ingoio tutto, perciò mi sputo. Allora, qual è il segreto? Vengo io a tutto e poi essere così allegro e positivo come ci vuole, lei? Ecco, ci vuole positività. Assolutamente. Io appena mi sveglio sono positivo. Non gli gira mai. Perché ringrazio sempre Dio di avermi fatto svegliare. Bravo, io dico sempre, quando metti i piedi per terra, come si chiama? Mauro. Mauro. Allora, Federico, a parte sta bene vicino alla contessa che lei è rossa, ce l'ha un rospetto da sputare, piccolo? No. Niente, non ha niente, niente. Niente. Rospo, lui sa che vuol dire rospo. Che c'è tristezza, so. Che c'è. Ah, tristezza, a parte della vitalità, cosa vuole fare? Che non c'è vitalità. Lei è un artista, vero? No. No. Sarà un professionista. Allora, adesso faccio una cosa, Federico. Sono un bieco venditore. Sì, allora, si vede. Allora, Federico, dato che lei mi come si dice, mi stimola con questa. Sì, male. E allora io le faccio, le hanno mai fatto una serenata a lei? No. Una donna? Meno mai? Male. No, no, mai, mai capitato. Perché non le piace, no? Non le ma piace. Non lo so, mi sembra una cosa un po' impegnativa, imbarazzante. Allora. So amor dire. Mio, basto io, chi ti ha amato in questi anni Paglioni, sono questo. Io, Mina. Mina. Se no io potete cantare. Chi l'ha scritta? Passerotto, non andare via. Senza i tuoi capricci che farò. Ecco fatto, oggi ha avuto la serenata. Ieri l'ho fatta a Bisio, oggi a Federico. No, bene, no, sono in buona compagnia. Ho detto vada da una signora che si chiama Franca Romanista. Ecco, brava. E gli faccia sputa un rospo. Che? Un rospo. Una cosa che c'ha qua. Perché? Così, è un programma che si chiama Sputa e Rospo. Ma no. Non gli vada a sputa i rospi, niente, manco contro... Cose no, no, sportive, no, no, niente. No, no. Romanista da quanti anni? Da quando sono nata, ho 87 anni. Olmo vuole sputare un roffo perché loro non hanno parlato. Che c'hai? Che vorresti? Una cagnolina? Ma quanti sono? Mamma e due figli. Ah, mamma e due figli. Questi hanno dei rospi da sputare pazzeschi, eh? E Rosa Maria Bassi vi saluta alla prossima puntata di Sputa Rospo. E dietro di me vi voglio salutare con quest'opera dell'artista francese GR, un'opera che squarcia, guardate, il palazzo e si vede tipo l'illusione di vedere dall'altra parte del palazzo. Alla prossima, sputa rospo! Vieni qua. Allora, chi è? Ma è con... spegni, spegni, dai, se no questo si mette a ballare, dai! Cara, sono qui da ma dobbiamo fare la sigla finale! La sigla finale! Oh, ok, allora pronti? Finale, allora, tanto per cantare, eh! Tanto per cantare! Perché così non c'ha più una lira. Tanto per sognare, noi siamo mangiatori di spaghetti. Ciao, sputa rospo! Ciao! Ciao da Ruggeri! Non so chi è più.